Una delle maggiori attrazioni del Natale a Fano, ma oserei dire in tutte le Marche, è senz'altro il presepe di San Marco. Don Marco Polverali, quali sono state le risultanze del periodo natalizio? Certamente abbiamo ripreso come ai vecchi tempi, quelli prima del Covid, anche abbiamo superato con i numeri, con le visite, se vogliamo dare qualche numero, però tenendo conto che sono sempre numeri correlativi, perché è vero che noi ogni sera segniamo alla fine della giornata il contapersone con le persone che sono entrate. Però il sistema non è proprio adeguato, perché sono due sensori. Uno deve attraversare il primo, poi deve sorpassare il secondo. Quando questo non avviene, segna una sola persona. E voi capite che quando c'è la fila, le persone sono molto di più. Comunque abbiamo fatto da Natale all'Epifania 8.221 persone segnate. Reali, certamente abbiamo superato le 10.000 in maniera abbondante. E anche 1.000 persone nel periodo che è andato, quando sono iniziati con le varie manifestazioni Natale più, da Monbaroccio, eccetera, noi abbiamo avuto 1.000 presenze. Interessante anche vedere il registro mostra in maniera chiara i luoghi di provenienza e ancor di più i commenti che sono stati fatti nella visita di questo presepe. Quali sono i luoghi di provenienza, Don Marco? È interessante per questo sfogliare il registro, dove appunto leggo Cesena, Fiesole, Cervia, Padova, Bologna, Napoli. Ho messo tre perché l'8 dicembre sono state tre pullman da Napoli, poi ancora Mestre, Calderola e nei singoli giorni poi leggiamo appunto anche località vicine tipo Ancona, Senigallia. C'è anche qualche commento curioso ho segnato qualcosina, posso dirvi. Complimenti per il lavoro, per il realismo, non avevo mai visto nulla di simile, è una cosa meravigliosa, io mi intendo, sono di Napoli da Firenze, Milano. Ogni volta che vengo scopro qualcosa di nuovo. E Don Marco, il prossimo anno avremo nuovi diorami, nuove realizzazioni, il presepe si ingrandisce sempre più? Sì, le stiamo già progettando insieme al carissimo Maurizio che è qui con me. Stiamo già progettando almeno un paio di scene nuove, quindi anche commissionando i movimenti che vengono fatti in maniera particolare appunto per questo presepe. Ecco, una delle scene più importanti che ha destato la meraviglia del pubblico che ha visitato il presepe di San Marco è stata la piazza di San Pietro, gremita veramente da 2.000 personaggi realizzati da Maurizio Romagnoli. Ebbene, che cosa si prospetta per il Natale del 2024? E sicuramente viene fatto qualcosa di nuovo, verrà arricchita ancora la zona della Natività, però una sorpresa quella. Appena fatto un angolo molto molto bello, diciamo. E in più anche sicuramente nell'ingresso, dove ci sono tutte le piante e gli animali, la Bibbia, verrà arricchito anche quello.